Daniele Cagliari, Federforest, Coldiretti, c'è cioè un lavoro fortissimo che stai facendo. Aggiungi qualche elemento, Gabriele. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la possibilità Marco di poter esprimere alcuni concetti. Complimenti, ecco, credo farai bene come hai già fatto per i prossimi anni e quindi continuerà questo impegno forte che noi abbiamo avuto da qualche anno a questa parte. Cosa posso dire? Sono preoccupato. Sono preoccupato rispetto a quello che comunque accadrà perché ho sentito delle cose che condivido moltissimo e la mia paura è che rispetto alle tante risorse e alla necessità che questo paese, per la vicenda sanitaria che conosciamo, ha da mettere in campo, quindi una grande, come posso dire, rigenerazione anche del tessuto economico, sociale, eccetera, probabilmente arriveranno anche le risorse, non so se ci sarà la capacità, di mettere in atto quello che giustamente diceva prima, Ermeto Realacci. Ecco, lui diceva che c'è più consapevolezza oggi di ieri rispetto alla necessità di avere le aree più marginali, più esterne, ecco, molto forti a vantaggio di quella che è la città. Tutti quanti, probabilmente la società civile l'ha capito, probabilmente il decisore politico l'ha capito, non lo so se il decisore politico ha e avrà la capacità e la forza in qualche maniera di riuscire a mettere sul campo poi anche questa necessità e quindi non sarà preso, come purtroppo io presumo, da impellenze, da emergenze sociali, urbane ancora più forti che probabilmente si manifesteranno. Noi siamo deboli obiettivamente come territori, dal punto di vista di cosa rappresentiamo in termini numerici, lo sappiamo, quindi io mi auguro che ci sia un'alleanza molto forte fra di noi che per passione, per convinzione, perché ci crediamo, pensiamo che queste terre, che questi territori possono veramente fare la differenza anche per la città. Quindi mi auguro che ci sia un patto, come posso dire, d'onore rispetto a non lasciare indietro nessuno. Perché, vedete, la mia preoccupazione è quella che dicevo, ma anche un'altra. Stiamo assistendo ad un ritorno, per fortuna, ecco, in quelle che sono le aree interne, le aree montane, eccetera, ma in quelle più interessanti, in quelle servite dalle reti, in quelle che magari sono anche belle da un punto di vista paesaggistico. La mia paura è che quelle che invece non hanno questa appetibilità, ma debbono comunque essere presidiate, vengano ulteriormente dimenticate. Ecco, stiamo molto attenti a questo. Pretendiamo una cosa rispetto, lo dicevo prima la dottoressa Stefani, abbiamo lavorato tutti quanti insieme con visioni anche diverse al testo unico, ai decreti attuativi che adesso rendono, come posso dire, concreto anche un certo tipo di lavoro e un certo tipo di apertura anche che è stata fatta rispetto ad alcuni schemi, poi questi schemi vengono vanificati dal primo che si alza, che non è l'ultimo arrivato, ma obiettivamente non conosce quelle che sono le necessità che si hanno poi sui territori. Non c'è la consapevolezza fino in fondo del fatto che gli alberi vanno piantati, ci mancherebbe pure, ecco, ma soprattutto vanno coltivati. E bisogna avere anche il coraggio di dire che quando sono maturi vanno anche tagliati, vanno anche utilizzati. Ecco, va ripristinata una filiera del legno, perché non possiamo non utilizzare il nostro legno e poi far finta di non vedere il tanto legname che arriva in Italia, siamo il primo e il secondo importatore al mondo, del quale tanto anche illegale. Ecco, dobbiamo probabilmente rivedere anche lo schema del costruire, giustamente preservando l'architettura di quelli che sono i nostri borghi, i nostri luoghi, eccetera, per la bellezza che dimostrano e che debbono dimostrare anche in futuro, perché noi dobbiamo anche avere questa capacità di riuscire a mantenere bella la nostra Italia per poterla proporre, ma pensiamo anche di immagazzinare quel carbonio cambiando il modo di costruire e utilizzando quindi di più, molto di più di quanto non facciamo il legno sostituendolo al cemento. Quindi c'è bisogno anche di una rivoluzione culturale, ma c'è bisogno, lo so che è difficile, ma guardate che se vogliamo veramente dare valore al legno e dignità anche economica, poi di riflesso a chi di quel legno si occupa in quei luoghi, io credo che dobbiamo riportare la nobiltà che merita al legno italiano, che tante volte è veramente bistrattato e utilizzato in una maniera assolutamente non per quello che merita, ma dobbiamo mettere in piedi quella che è la tracciabilità vera,
Ecco, poi parlerà, penso, l'amico Antonio Brunori, ecco, faccio parte anch'io del consiglio di PFC. Sicuramente la certificazione è un qualcosa di importantissimo che dà valore obiettivamente a quei territori, a quel legno, ma dobbiamo assolutamente mettere in piedi la carta d'identità del legno, quindi la tracciabilità certa, certa, assolutamente sostenibile di quello che è un legno italiano. Perché soltanto allora faremo la differenza e obiettivamente forse riusciremo anche a evitare che si tagli un qualche tipo di albero dove forse dall'altra parte del mondo non dovrebbe essere tagliato, dovrebbe essere tagliato con dei metodi diversi da quelli che purtroppo siamo abituati a vedere. Allora, una grande rivoluzione dal punto di vista, io credo, di come ci comporteremmo, una grande alleanza fra di noi e non dimentichiamoci mai, ecco, dell'ultimo, l'ultimo dal punto di vista, come posso dire, dei chilometri, di distanza dal centro, perché qualche volta non è obiettivamente assolutamente considerato per quello che merita. Grazie Grazie, Marco, buon lavoro a è tutti. stato